Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi vi faccio vedere il book haul del mese di settembre, perché il mese di settembre è stato appunto molto molto proficuo e io ho comprato e scambiato un sacco di libri nuovi, usati, in libreria, da altri lettori. Insomma, ho preso un sacco di roba. Quindi partiamo subito perché sono tantissimi i libri che vi devo far vedere. Il primo recuperone l'ho fatto grazie a un ragazzo che vendeva davvero a pochissimo uno dei libri, dei pochi libri di Stephen King che mi manca. E si tratta di questo, Torno a prenderti, in questa edizione Pickwick, che potete trovare al costo di 8,90 euro, ma io l'ho pagato tipo 4 euro. In realtà io conosco questo racconto perché è un racconto che si trova in una raccolta di racconti. Adesso non mi ricordo quale raccolta, in quale raccolta si trova, però io ce l'ho. Ce l'ho già, ma avevo proprio voglia di averlo così singolo e quindi Torno a prenderti entra a far parte della mia collezione personale di libri di Stephen King. Prima o poi lo leggerò, anche se conosco già appunto la storia, però non me la ricordo bene, quindi tornerò a leggerla prima o poi proprio in questo formato qui. Oltretutto è molto piccolo perché appunto si tratta di un racconto ed è di 106 pagine. Molto bella la copertina rossa, secondo me. Andando avanti, ho fatto un recuperone di cui sono felicissima ed è questo, Vikings, il libro ispirato alla serie TV presente su Netflix. Ora, se voi mi seguite, sapete che io ho amato tantissimo la serie TV Vikings e c'è anche un video sul canale dove io vi parlo appunto nello specifico di questa serie TV. E quindi vi rimando a, insomma, cercate un po' fra i miei video e vedrete che trovate i video di cui vi parlavo. E niente, sono felicissima di aver recuperato questo libro perché non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Oltretutto, sono capitata così sul sito di scambio e vendita libri usati, l'ho visto e ho detto: ma io non me lo posso far scappare, cioè io devo leggere questo libro e non vedo l'ora di tornare lì con Ragnar, la Gerta, Bjorn, insomma, non vedo davvero l'ora, sono felicissima. Andando avanti, ho poi fatto due recuperi che non mi aspettavo di fare. E si tratta di Sherlock Holmes, Il mastino di Baskerville, dei Baskerville, e Uno studio in russo. Queste sono due edizioni. Cioè, questa è un'edizione che esce in edicola e questo dovrebbero essere rispettivamente l'1 e il 2, la prima e la seconda uscita, ma non ne sono sicura. Comunque, perché sono sorpresa di questo recupero? Per il semplice fatto che io in realtà non leggo gialli, non è un genere che mi appassiona, però ho visto le edizioni, cioè ragazzi, sono stupende. E me ne sono innamorata e ho detto: ma proviamo a leggere, poi magari scopro che in realtà i gialli mi piacciono. E poi Sherlock Holmes è Sherlock Holmes. Sono, ripeto, bellissime edizioni. Dentro si presentano così. Abbiamo poi le illustrazioni, bellissime, cioè sono fatti veramente veramente bene e io, che dire, ho voluto provare, questi due titoli mi ispirano e spero che mi piacciono. A questo punto non credo
credo che li recupererò tutti, sinceramente, però comunque sono contenta di questi due acquisti. L'usato invece, sempre sul gruppo di scambio, ho trovato un assassino alle porte e una fiamma nella notte di Sabaatar. Io non ho ancora cominciato a leggere questa saga, ma avevo recuperato il primo, ovvero il Dominio del Fuoco, qualche mese fa. E una ragazza dava questi due libri, cioè vendeva questi due libri praticamente come nuovi a poco prezzo. E quindi mi sono detta: perché no? Recuperiamoli e poi leggiamola, proviamo a vedere, visto che questa è una saga che è piaciuta tantissimo a chi l'ha letta, quindi sono curiosa. Ammetto, sono curiosa e quindi sono contenta di essermi portata a casa anche una fiamma nella notte e un assassino alle porte. Vedremo, non so quando la inizierò, non so quando la leggerò, ma comunque mi ispira. Infine no, perché ho delle altre cose che ho recuperato, ma devo togliere due cose che erano in cima che vi ho già fatto vedere e non c'entrano, appartengono al book haul di agosto. Comunque, un altro recupero che ho fatto in scambio è questo Circe di Madeline Miller. E niente, questo libro in realtà mi incuriosisce. Non so perché. Forse perché la figura di Circe è una figura molto affascinante e quindi mi incuriosisce. Non so se mi piacerà, sono sincera, non so se mi piacerà, però sono molto curiosa riguardo, non so quando lo leggerò, ma comunque lo leggerò prima o poi. Comunque ne sento parlare molto bene, quindi spero sinceramente che sia una lettura che mi possa piacere. E finalmente, dopo molto tempo, sono riuscita a tornare alla mia amata Mondadori e ho fatto, ahimè, un sacco di acquisti, anche perché nel corso di settembre uscivano un sacco di nuovi libri. E quindi andiamo a vederli. Primo fra tutti ho preso Città degli Spettri, Città di Spettri, veramente, di Victoria Schwab. Questo è il primo libro che volevo davvero, davvero recuperare, perché mi ispira un sacco e non vedo l'ora di leggerlo perché mi incuriosisce. Tant'è che sarà una delle mie prime letture di ottobre, perché io non resisto più, lo voglio leggere. È stata una sorpresa perché io mi aspettavo un libro grande, invece il formato è piccolissimo, è un libro davvero davvero piccolo. E io sono rimasta colpita da questa edizione microscopica, tant'è vero che, non lo so, è piccolissimo, mi ha sorpreso questa cosa, perché vedete, è molto più piccolo di un libro normale, cioè guardate la differenza, è veramente piccolo e mi piace un sacco, perché io adoro questo formato piccolino piccolino e sarà anche molto più Sarà anche molto più facile leggerlo perché è molto maneggevole, è grande quanto un fumetto praticamente. E niente, sono curiosissima di leggere questo libro e di conoscere
lo stile di scrittura della Schwab, che ho sempre sentito nominare, ma di cui non ho mai letto nulla. Spero tanto che mi piaccia, anche perché nei prossimi mesi escono anche gli altri due volumi. Anzi, addirittura il 30 di settembre mi pare che esce già il secondo volume, quindi assolutamente devo recuperare perché me la voglio leggere tutta d'un fiato. Ho poi recuperato anche Pausa Caffè con Gatti, un libro che mi ispirava un sacco, mi ispira un sacco, fin dalla prima volta che ho visto la cover. E niente, non so spiegarvi perché, però mi ispira tanto questo libro. Spero sinceramente che non sia una delusione. Parla appunto di gatti, di. Non so, di una caffetteria e dopo essermi innamorata perdutamente di finché il caffè è caldo e seguito, io non potevo resistere a Pausa Caffè con Gatti, davvero non potevo resistere. Spero che mi porti di nuovo un po' alle atmosfere di finché il caffè è caldo e per le strade di Tokyo, ma vedremo, ho tante aspettative. Ho poi preso un libro che ho sentito nominare praticamente da quando è uscito, ovvero La casa sul mare celeste. Questo è un libro che mi ispira un sacco. Ne ho sentito parlare strabene e pare che sia anche un libro molto emozionante con personaggi davvero molto particolari, quindi io sono super 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 curiosa. Vorrei tanto trovare il tempo di leggerlo a ottobre, ma non credo che riuscirò. Però comunque magari lo leggerò, se non riesco a ottobre, magari lo leggerò a novembre, non lo so, non lo so. Vediamo, perché sono super curiosa di leggere questo libro, quindi non so se riuscirò ad aspettare. Magari se riesco lo infilerò nelle prime letture di ottobre, vediamo, non lo so, però mi ispira un sacco. Ultimi acquisti, ma non per importanza, sono loro, sì, i libri più nominati del mese, ovvero Spinedown e Unravel the Dusk. Pagine colorate, edizione stupenda, eccetera, eccetera, eccetera. Pare appunto che siano un retelling di Mulan, forse. Non mi ricordo. E mi pare Mulan è un'altra favola. E io non vedo l'ora di leggerli perché mi ispirano un sacco. Oltretutto hanno due copertine spettacolari. Quindi Spindelon e Unravel the Dusk. Anche io sono caduta in tentazione con questi due libri super pubblicizzati, super chiacchierati, io spero sinceramente che mi piacciono, lo spero tanto, anche perché sono comunque costati un bel po', 20 euro entrambi, praticamente 40 euro solo per questi due libri. Vedremo, vedremo, speriamo, incrociamo le dita. E niente amici, questi sono gli acquisti, tutti gli acquisti e gli scambi che io ho fatto nel corso di settembre. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, senza spoiler, grazie. E niente, fatemi sapere che cosa avete acquistato voi, se è stato un mese proficuo oppure no. Insomma, fatemi un po' sapere cosa ne pensate del video in generale. Io vi saluto, vi auguro buone letture e ci vediamo presto con un altro video. Ciao amici!